Ma guarda quello, guardali, è incredibile. Ora! Che roba! Guarda, è venuto anche il senatore Regezio. Crede che non conosciamo le sue trame. Quel pazzo pensa davvero di diventare imperatore. Figuriamoci, uno della famiglia Aurelia. Mai sottovalutare gli avversari, Agrippina. Anche con Regezio usiamo il nostro sistema che non ha mai fallito. Tu te lo porti a letto e io lo ammazzo. Ma dov'è Otone, il mio salvatore? Io sono come gli dèi, generoso e riconoscente. E non vorrei che l'uomo che mi ha salvato la vita si annoiasse. Non temere, Cesare. Il tuo idolo non si annoia. Anzi. Oh, c'è più buona dietro, non so un petto dopo magliato. Fammi toccare un momento. Sì, buono io. Ma quante mani c'ha? Hai presente i corpi? Uguale, ecco. Dolcezza mia, me sbaglio? O mi ha detto che qui c'è pure tuo marito? Certo, eccolo là, si chiama Tiburzio, è tanto bravo, sa, fa l'arbitro all'ippodromo. Ah beh, se fa l'arbitro. Guarda Tiburzio, tua moglie si sta comportando proprio come un'autentica prostituta. Già, perché tua moglie scherza. Che vergogna per noi. Che non possiamo far nulla contro il favorito dell'imperatore. La Aurelia, la Flavia, la Cassia, la Flaminia. Non ci si muove più con tutte queste famiglie che tramano per arraffare l'impero. Non ti preoccupare, l'hai detto tu stessa. Il sistema è infallibile. Io me li porto a letto e tu li ammazzi. Il più pericoloso è Publio Rufo, che non ci viene a letto con te, perché è invertito. Allora quello te lo porti a letto tu e l'ammazzo io. E c'è anche Britannico. A quello deve pensarci qualcun altro. È mio figlio, come Nerone. Mica posso portarlo a letto con me. Potrebbero criticarmi. Ne parlerò a Poppea. Giusto. Se vuole restare imperatrice, si dia da fare anche lei. Mica posso fare tutto io.